Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, io sono Elisa True Crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi amici vi parlo di un caso davvero inusuale, uh, vi ho parlato molto spesso di serial killer. C'è un'intera playlist su questo canale dedicata, c'è un'intera stagione del mio podcast che parla di loro, ma tutti quelli di cui vi ho parlato fino a questo momento sono sempre stati degli uomini. Giusto, abbiamo parlato di Ted Bundy, di John Wayne Gacy, di Jeffrey Dahmer e anche di tanti altri meno conosciuti, ma finora non abbiamo mai parlato di una serial killer donna. E questo perché oggettivamente ne esistono molte ma molte meno. Statisticamente infatti abbiamo una percentuale che varia dall'85% al 90% degli individui identificati come seriali. Killer, che sono uomini contro un numero che va dal 10 al 15% di serial che sono donne. I fattori possono essere molteplici, da una combinazione di fattori biologici come il fatto che gli uomini abbiano livelli più elevati di testosterone a dinamiche sociali che hanno sempre eh, incoraggiato l'espressione aggressiva degli uomini e eh, insomma tanti altri fattori che oggi però ci interessano solo per comprendere quanto questo caso sia unico e raro perché oggi vi parlo invece di una donna una donna che ha compiuto azioni che farebbero impallidire richard ramirez una donna che crescendo è diventata letteralmente un mostro ma a differenza di richard ramirez per esempio e molti altri in questo caso non possiamo neanche incolpare più di tanto la sua infanzia come sapete è comune che i seri killer siano il prodotto di un'infanzia violenta e traumatica e questo tra l'altro ci rassicura un po', no? ci fa sentire come se potessimo attribuire la mostruosità delle loro azioni a, a qualcosa, ad una causa specifica, ma in questo caso questa spiegazione diciamo che non c'è, ehm, che poi ovviamente questa spiegazione è un'illusione perché ci sono molte persone che hanno avuto un'infanzia terribile e non sono andate in giro a togliere la vita ad altri, ma comunque Comunque in questo caso abbiamo una donna che è diventata una persona a dir poco crudele, ma che da bambina era considerata da tutti una delle bambine più dolci e sensibili mai conosciute. Prima di cominciare però amici datemi un minuto per ringraziare lo sponsor del video di oggi, Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning per fare lezione di inglese online dove vuoi, quando vuoi tramite smartphone, pc o tablet. Cambly ha deciso di salutare l'inverno e dare il benvenuto alla primavera con una promo davvero incredibile. Infatti grazie al mio codice sconto 55 TrueCrime potrete Acquistare tutti i piani annuali al 55% di sconto. Questo significa che pagherete il vostro piano annuale a partire da 17,99 al mese. Un piano completamente personalizzabile in cui non solo potrete scegliere la durata e la frequenza delle lezioni, ma anche se fare lezioni individuali o di gruppo con studenti provenienti da tutto il mondo. Scegli il tuo tutor, la sua personalità, il suo accento o addirittura i suoi interessi. Vi lascio. Il link, come sempre, sotto nella descrizione del video, e se volete provare il servizio prima di acquistarlo, potete fare una lezione di prova di 30 minuti al costo di solo un euro. Prego, non c'è di che! E ora, amici, continuiamo con la storia di oggi. Questa è la storia di Joanne Dennehy, diventata nota per essere una delle pochissime serie killer nel Regno Unito. The most evil, sick, nasty, horrible, Joanne Christina Dennehy nasce il 29 agosto del 1982 a St. Albans, una piccola cittadina nell'Erforshire in Inghilterra, ma cresce nella cittadina vicina che si chiama Harpenden. Joanne cresce in una famiglia assolutamente normale, amorevole, una famiglia che non ha problemi economici, una famiglia medio borghese di provincia con una bella casa, una villetta bifamiliare, con un grande giardino e addirittura una casa sull'albero. I suoi genitori si chiamano Caitlin e Kevin. Caitlin lavora come responsabile in un negozio di alimentari mentre invece Kevin è una guardia di sicurezza e oltre Joanne hanno anche un'altra figlia Maria che ha due anni in meno di Joanne. Come vi dicevo la famiglia Dan He, da quello che si sa, è molto amorevole. I genitori si prendono cura delle loro due figlie e non gli fanno mai mancare niente, facendole crescere in un clima molto sereno. Joanne fin da piccola possiede una spiccata intelligenza, è una bambina molto in gamba, con un'ottima proprietà di linguaggio, che ottiene anche ottimi voti a scuola e ha un particolare talento per la musica. I suoi genitori, infatti, cercano di eh, assecondare questo talento facendole prendere anche lezioni di pianoforte. Dopo la scuola, Joanne, nei suoi pomeriggi, frequenta anche lezioni private per prepararsi alla carriera universitaria. Da quello che si sa, Joanne avrebbe voluto iscriversi a giurisprudenza un giorno e i genitori sono molto orgogliosi di lei, molto orgogliosi di questo e sognano che eh, diventi un bravo avvocato. E voi direte «Beh, ma anche Ted Bundy era molto intelligente e faceva l'avvocato» giusto e uh, sì ve lo concedo spesso ma non sempre bisogna dire spesso i seri Killer hanno un quoziente intellettivo superiore alla media e in questo Joanne potrebbe rientrare nella banale generalizzazione di quelle che sono le caratteristiche di un serial killer, ma credetemi questa è eh, l'unica. Un'altra caratteristica che molti serial hanno in comune, come saprete per esempio, è il non amare particolarmente gli animali. È infatti opinione di molti psicologi e criminologi che il maltrattamento degli animali da parte dei bambini o comunque in giovane età possa essere un segno precoce di disturbi emotivi o comportamentali, perché sarebbe segno di una mancanza di empatia, che è chiaramente una caratteristica che accomuna molti, se non tutti, i seriali perché eh, ovviamente se avessero empatia non riuscirebbero a fare del male ad un altro essere vivente per puro divertimento perché non lo troverebbero divertente ecco anche qui però Joanne si differenzia perché lei non solo da piccola ma per tutta la sua vita ama perdutamente gli animali soprattutto i cani e addirittura è riportato da sua mamma che da bambina una volta aveva visto un bruco venire schiacciato e aveva pianto in modo inconsolabile. Ma anche qua si tratta di una generalizzazione, ovviamente, perché eh, non tutti quelli che da piccoli fanno male agli animali poi automaticamente si trasformano in serial killer, come allo stesso modo non tutti quelli che amano gli animali eh, sono poi persone buone e gentili, come dimostra la nostra Joanne. E non solo lei. Avete presente Hitler con il suo pastore tedesco da cui non si separava mai? Ok. Comunque, Joanne rimane la bambina più dolce e sensibile del mondo fino all'arrivo dell'adolescenza. Questo pare essere il momento in cui avviene il cambio drastico della sua personalità. Joen inizia a esibire con i suoi compagni di scuola un atteggiamento fortemente controllante e manipolatorio, fino a diventare una vera e propria bulla. Una sua compagna di classe di nome Marika racconta di essere stata tormentata da Joanne e senza nessun motivo, tra l'altro, cioè fino a ieri erano amiche e da un certo punto in poi eh, Joanne era riuscita a convincere tutto il loro cerchio di amici a ignorarla e aveva anche iniziato a minacciarla dicendole che le avrebbe messo le mani addosso. E dopo averla completamente isolata e terrorizzata, era arrivata a dirle che avrebbe fatto prima a togliersi la vita. A quel punto, e che volendo, lei avrebbe potuto aiutarla in questo. Quando esci da scuola, ti aspetterò al solito posto e lì avrai ciò che ti spetta. E se mi diceva che mi avrebbe aspettato da qualche parte, mi assicuravo di prendere una strada diversa, anche se più lunga, per tornare a casa da scuola, solo per non incrociarla. La paura era sempre la stessa. Se avessi percorso quella o questa strada, avrei potuto incontrarla. E non sapevo cosa mi avrebbe fatto. Credo che le piacesse il modo in cui faceva sentire gli altri. Ti diceva di andare a suicidarti perché non ti voleva in giro. In più di un'occasione mi ha detto. Sarebbe meglio che tu morissi. Oppure posso aiutarti se vuoi. Vai e ammazzati. E quando le minacce erano troppo forti, avrei potuto tranquillamente togliermi la vita. Da qui, quindi, vediamo emergere in Joanne la sua natura altamente manipolatoria e il suo piacere nell'esercitare un controllo sulle persone, preferibilmente le persone più deboli. Si faceva fare le cose dai ragazzi secchioni per lei, che si trattasse di farle fare i compiti o altro o cose simili, capite cosa intendo? Se non lo facevano era subito pronta a darti uno schiaffo, ti faceva sentire come se fossi la sua sorellastra e sai si prendeva cura di te, però se non ti adeguavi a quello che voleva... Le cose cambiavano. Joanne inizia a mostrare un forte desiderio di indipendenza e inizia anche ad accompagnarsi a diversi uomini, tutti più grandi di lei, e con loro inizia a fare uso di alcol e di sostanze. Cosa facevate qua giù? Un sacco di guai, questo è certo. Dondolavamo sulle altalene e cantavamo un po'. Eravamo piuttosto ribelli e fumavamo qui sotto, nascondendoci dai genitori. Solo a fumare? A fumare. Ogni tanto bevevamo qualcosa. A Giovanna piaceva molto bere, questo è certo. Quanti anni aveva allora? Allora doveva avere circa 14 anni. In particolare fa uso di eh, cocaina e di una tipologia di marijuana conosciuta come skunk, che sarebbe, mh, sarebbe una varietà particolarmente potente di marijuana. Appunto, viene proprio sviluppata attraverso degli incroci selettivi che servono ad aumentare la potenza della cannabis e di conseguenza ha un effetto psicoattivo molto più intenso delle normali sigarette simpatiche e considerando che a questo punto lei ha solamente 13 anni e sta già cominciando a mostrare i sintomi di un qualche eh, disturbo del comportamento l'uso di alcol e droghe non fanno altro che amplificare questi sintomi e eh, impedirle di reagire alle situazioni nel modo in cui una ragazza della sua età normalmente farebbe. Joanne infatti ogni volta che qualcosa non funziona nel modo in cui lei desidera o Ogni volta che riceve un rifiuto o che un adulto cerca di esercitare la sua autorità su di lei, magari dicendole: Non devi fare così, non puoi fare così, oppure sei in punizione, lei reagisce in modo esageratamente aggressivo. Joanne Urla, insulta e addirittura aggredisce fisicamente, mettendo le mani addosso anche ai suoi stessi genitori, se osavano cercare di punirla per i suoi comportamenti negativi. Una sua insegnante racconta che una volta Joanne si è presentata in classe ubriaca, visibilmente ubriaca, e quando l'insegnante l'aveva ripresa, lei l'aveva insultata e poi aveva preso la bottiglia di whisky che si era portata a scuola, l'aveva lanciata contro la finestra Rompendola, cioè rompendo la finestra, e poi era uscita anche lei dalla finestra ed era andata via da scuola così. Joanne diventa incontrollabile, tutti iniziano ad aver paura di lei: i suoi compagni, i suoi insegnanti, ma persino i suoi stessi genitori la temono e sentono di non aver più nessun potere su di lei. Nel libro che ho letto su questa storia c'è un approfondimento molto interessante sugli effetti che eh, questa varietà di cannabis skunk, in particolare può avere sul cervello di un adolescente. Vi leggo le parole del dottor Ken Cecinski che sarebbe il consulente capo dei comportamenti legati alle dipendenze. L'abuso frequente e a lungo termine della skunk può portare a episodi psicotici acuti e gravi, compreso credere a cose strane, spesso spaventose, e vedere o sentire cose che non ci sono. E può anche andare a sollecitare delle vulnerabilità sottostanti fino ad amplificarle trasformandole in malattie mentali il cervello degli adolescenti deve ancora svilupparsi completamente quindi l'uso di droga in questa delicata fase dello sviluppo può creare dei danni danni associati all'attivazione delle cellule nervose che eh, sono danni irreparabili poi anche qui non è detto che chiunque faccia uso di droghe durante l'adolescenza poi sviluppi una malattia mentale o ancora meno diventi un serial killer ma nel caso di Joanne, questo potrebbe eh, aver appunto amplificato alcuni tratti della sua personalità e alcuni sintomi che erano già presenti. All'età di 14 anni, Joanne incontra un ragazzo di 18 anni, un giostraio con cui lei scappa di casa. I suoi genitori sono completamente sconvolti quando Joanne decide di eh, scappare di casa con questo tizio, perché il suo cambiamento è stato talmente repentino che eh, lo loro non hanno neanche avuto il tempo di capire che cosa le stesse succedendo. Era passata dall'essere una ragazza tranquilla, dolce che piangeva quando gli insetti venivano schiacciati, all'essere un'adolescente ribelle con comportamenti semplicemente crudeli e violenti che scappa di casa insieme a un perfetto sconosciuto. I suoi genitori sono a dir poco devastati dalla cosa e quando riescono a trovarla che alloggiava in una specie di ostello, eh, la riportano a casa di peso, nonostante lei abbia letteralmente scalciato e urlato per tutto il tempo. Era solo una ragazza felice, come tutti gli altri, le piaceva andare al parco giochi. Era però una bambina molto sensibile, davvero una ragazza dolce, affettuosa. Quando andava a scuola prendeva sempre dei buoni voti. Non sono mai dovuta andare a scuola per problemi. Era sempre educata con tutti e pure gli insegnanti erano convinti fosse una brava ragazza. Joanne in questo periodo vive anche le sue prime esperienze e inizia a sviluppare un interesse sempre più intenso verso eh, tutto ciò che è sadomaso e eh, verso la cultura gore. Costantemente sotto l'effetto di alcol o di qualche sostanza, la ragazza infatti mostra un interesse quasi morboso per il sangue e inizia anche a praticare eh, atti di autolesionismo. Ma lo fa sempre come forma di piacere, cioè... Lo fa per esempio eh, durante i rapporti sessuali e questa cosa l'accompagnerà per tutta la vita e sarà anche motivo di vanto per lei. Ci sono infatti delle foto che, per scelta, non condividerò in cui lei mostra con fierezza i tagli che si è provocata sul suo addome. Quindi eh, lei prova piacere sia. Ad infliggere il dolore agli altri sia ad infliggere dolore su se stessa. Ma la cosa che senza dubbio le dà più piacere è dominare e umiliare gli uomini. Joanne inizia proprio una sorta di crociata contro gli uomini. Lei eh, li seduce per poi manipolarli, rigirarli a suo piacimento, per poi umiliarli in qualsiasi modo possibile, solo per dimostrare la sua superiorità a loro. Una cosa però non non è cambiata nella sua personalità per quanto strano possa sembrare il suo amore nei confronti degli animali e in particolare dei cani è forse l'unica cosa che rimane di quella bambina gentile e sensibile che Joanne era una volta ed è infatti proprio per questo motivo che durante l'estate del 1997 la ragazza incontra John Traynor John è un ragazzo di 21 anni che vive insieme alla madre in un paesino vicino a Redburn, a circa 4 chilometri da dove vive Joanne con la sua famiglia. Un giorno John era insieme al suo cane che passeggiava in un parco, quando Joanne gli si era avvicinata, aveva accarezzato il cane e gli aveva detto io amo i cani i due così si erano conosciuti e avevano iniziato ad uscire insieme i genitori di Joanne ovviamente tentano di opporsi anche a questa relazione prevalentemente perché lei a questo punto ha solo 15 anni mentre John ne ha 21 ma ehm, abbiamo già imparato a capire quali sono le reazioni di Joanne quando qualcuno prova a dirle che non può fare qualcosa, giusto? tendenzialmente la sua reazione è di farlo lo stesso e poi di tirarti dietro una bottiglia di whisky solo per aver provato a dirle cosa deve fare. Infatti Joanne non solo continua la sua relazione con John, ma di nuovo scappa di casa, questa volta però troncando ogni rapporto con la sua famiglia. Joanne prova ad andare a vivere a casa di John, che però, come vi dicevo, vive con sua madre e la donna non se la sente di mettersi in casa una ragazzina minorenne contro il volere dei suoi genitori. Quindi la coppia scappa anche da lì per andare a stare in un appartamento a Luton, un appartamento abitato e frequentato prevalentemente da spacciatori in cui loro affittano una stanza che riescono a pagare commettendo piccoli furti qua e là. La loro vita è piuttosto miserabile, i due non hanno soldi, mangiano quello che riescono a trovare o quello che riescono a rubare più che altro e continuano a fare uso di sostanze. La coppia nel corso del tempo si trasferisce varie volte, ma vive sempre in questo modo molto precario e molto presto la loro relazione diventa tossica, perché Joanne, costantemente sotto l'effetto dell'alcol e di sostanze, diventa aggressiva con John. È proprio violenta con lui, gli mette costantemente le mani addosso e oltre questo lo tradisce ripetutamente sia con altri uomini sia con altre donne. Per un breve periodo, Inizia a lavorare in una fattoria, ma invece di farsi pagare in denaro, così da poter avere una vita leggermente migliore, così da poter eh, perlomeno comprare da mangiare senza doverlo per forza rubare, Joanne preferisce farsi pagare dai suoi capi in alcol, alimentando ovviamente la sua già esistente dipendenza. Col tempo anche i suoi episodi di autolesionismo si aggravano. Joanne si ferisce a fondo, si ferisce il corpo, le braccia, il collo addirittura. Ed è proprio in questo periodo che si incide da sola una stella sotto l'occhio destro. Cioè questa stella sarebbe un tatuaggio, però un tatuaggio casalingo che Joanne si è fatta da sola. E il motivo per cui se l'è fatto e um, a detta sua di voler incutere timore. A Joanne, come già detto, piace intimidire le persone, le piace fare paura, um, sentirsi superiore agli altri, avere il controllo. La relazione con John prosegue nonostante alti e bassi, i due si lasciano e si riprendono svariate volte fino a quando Joanne non rimane incinta. E i due danno alla luce non una ma due bambine, una nel 1999 e una nel 2006. Ma in tutto ciò a Joanne. Non frega assolutamente nulla di essere madre, infatti eh, continua a fare uso di sostanze e di alcol regolarmente anche durante le gravidanze. Quando le bambine nascono vengono accudite prevalentemente da John che al contrario di Joanne è un genitore presente e amorevole con loro. Joanne è invece totalmente anaffettiva e disinteressata nei confronti delle due piccole e anche nei confronti di John. Con cui continua ad essere aggressiva, anzi è violenta con lui anche davanti alle loro figlie. Gli atteggiamenti violenti e aggressivi di Joanne peggiorano sempre di più. Da un certo punto in poi inizia a portare un coltello sempre con sé, lo nasconde dentro i suoi stivali e dichiara molto serenamente ai suoi amici di voler uccidere qualcuno. E nel 2009, quando con quello stesso coltello minaccia John, lui dice basta, i due erano stati insieme 12 anni e John aveva sopportato per 12 anni abusi e violenze. E quindi decide finalmente di lasciare Joanne, di andare via di casa, portandosi dietro anche le loro due figlie. È entrata e ha sbattuto la porta dietro di noi. Si è appoggiata di schiena e si è seduta sul pavimento. Ha steso la gamba, aveva degli stivali lunghi, ha tirato fuori un coltello e lo ha conficcato nel pavimento. Mi ha guardato ed ha detto: Potrei uccidere qualcuno il giorno dopo non ero più lì qualche tempo dopo John conosce un'altra donna di nome Vicky con cui si sposa e le figlie vengono affidate esclusivamente a lui affinché possano crescere in un ambiente un po più stabile ma in ogni caso a Joanne non interessa lei non ha mai chiesto delle sue figlie eh, neanche una volta da quando John se le era portate via a questo punto Joanne ha 27 anni ed è rimasta completamente da sola dopo la la separazione da John si trasferisce in una stanza a Downers Hill in cui eh, vive una vita ancora più precaria di quella di prima infatti per riuscire a pagare l'affitto della sua stanza è costretta a prostituirsi oltre a fare qualche lavoretto qua e là anche perché eh, deve mantenere oltre a se stessa anche tutte le sue dipendenze e pare che a questo punto Joanne beva almeno una o addirittura ho letto che beve aveva due bottiglie di whisky al giorno, iniziando a bere di prima mattina e continuando poi per tutto il giorno. Nel 2012 Joanne viene arrestata per aver commesso alcuni reati minori, come furto, possesso di un oggetto pericoloso in luogo pubblico perché a quanto pare andava in giro con delle lamette e per aggressione ai danni di un uomo. e A febbraio di quell'anno viene portata anche in un ospedale della città di Peterborough per sottoporla ad una perizia psichiatrica e qui per la prima volta le vengono diagnosticati il disturbo antisociale e il disturbo ossessivo-compulsivo e vengono evidenziati anche tratti affini ad una personalità di tipo borderline. Dunque, il manuale diagnostico descrive il disturbo antisociale in questo modo. Il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da un modello pervasivo di disprezzo per le regole e le leggi altrui. I soggetti con disturbo antisociale di personalità provano ad ottenere ciò che vogliono senza curarsi delle conseguenze per sé o per gli altri e senza provare alcun rimorso o senso di colpa. La diagnosi del disturbo antisociale di personalità viene formulata in base ai sintomi, tra cui il disinteresse per le conseguenze e per i diritti degli altri e l'uso della disonestà e o manipolazione per ottenere ciò che si vuole. Il disturbo antisociale di personalità è difficile da trattare, ma la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia basata sulla mentalizzazione, e alcuni farmaci possono aiutare a ridurre l'aggressività e il comportamento impulsivo. I soggetti con disturbo di personalità antisociale possono commettere atti illeciti, ingannevoli, di sfruttamento e impulsivi per profitto o piacere personale e senza rimorsi. Infatti possono giustificare o razionalizzare il loro comportamento, ad esempio possono pensare che i perdenti meritavano di perdere, oppure possono accusare la vittima di essere sciocca o indifferente. Possono essere indifferenti agli effetti dannosi o di sfruttamento delle proprie azioni verso gli altri. Possono ignorare con insensibilità i diritti e i sentimenti degli altri e la legge. Spesso, oltre tutto questo, sono presenti anche altri disturbi. Tali disturbi includono un disturbo da uso di sostanze, un disturbo del controllo degli impulsi, disturbo da deficit di attenzione o iperattività, disturbo borderline della personalità. ora Ditemi se questa non è la descrizione perfetta di Joanne. Ogni singolo punto descrive il suo essere, i suoi comportamenti e come dice il manuale diagnostico è possibile stare meglio seguendo una terapia adeguata e eventualmente una terapia farmacologica. Ma ovviamente Joanne non farà mai nulla di tutto questo perché dopo non molto tempo verrà rilasciata dal carcere e tornerà a vivere la sua vita sregolata uscita dal carcere Joanne si reca presso un'attività di locazione immobiliare che si trova a Peterborough che si chiama Quicklet Limited che praticamente fornisce vitto e alloggio a eh, numerosi ex detenuti e persone in difficoltà. Questa attività è di proprietà di un uomo di nome Kevin Lee di 49 anni che la gestisce insieme a sua moglie Cristina, quindi insieme sono proprietari di tutti questi appartamenti. Joanne ovviamente è alla ricerca di vitto alloggio e per convincere Kevin a darle quello di cui lei ha bisogno decide di giocarsi la carta della seduzione come vi dicevo a Joen piace sedurre gli uomini per il solo scopo di riuscire a manipolarli a sovrastarli in qualche modo Joen racconta a Kevin moltissime bugie eh, gli racconta per esempio di aver passato 13 anni in carcere per aver ucciso il suo stesso padre che le aveva fatto violenza fin da quando aveva Solo sette anni, cosa che ovviamente non è assolutamente vera. Mm, prima cosa non aveva passato 13 anni in carcere, suo padre era ancora vivo e vegeto e eh, non l'aveva mai toccata in quel modo nella sua vita. Ma per qualche ragione Kevin si fa bindolare da lei e accetta di farle svolgere qualche mansione in cambio di un posto dove vivere. Kevin è descritto come un uomo di bell'aspetto. Alto, con un bel fisico, sposato con sua moglie Cristina, che è altrettanto bella. I due insieme hanno anche due figli e la loro famiglia sembra perfetta. Ma, eh, per qualche motivo, Kevin inizia comunque una relazione clandestina con Joanne. Come vi dicevo, Joanne riesce sempre a manipolare gli uomini, è molto abile in questo. E la cosa che si pensa attraesse così tanto gli uomini. È proprio la sua sicurezza. Joanne ha un'autostima immensa, è assolutamente sicura di sé e per questo infatti la gente l'aveva soprannominata Miss Confidence. Oltre a ciò, va detto che Kevin Lee ha un lato oscuro, per così dire, ha una specie di alter ego segreto. Da una parte abbiamo Kevin con la sua... Vita serena, la sua bellissima moglie, i figli. E dall'altra abbiamo Kevin che ama farlo strano. Infatti, con Joanne sfoga tutte le sue fantasie più estreme e la donna lo accontenta in tutto, ma non perché le piaccia. A Joanne non importava nulla del sesso, non riusciva a vederlo come qualcosa di piacevole o come un atto d'amore. Come tutti gli psicopatici, non riesce a provare queste emozioni, ma le piace la sensazione di controllo che riesce ad esercitare. E alla fine è anche uno scambio. Lei è riuscita a manipolare l'uomo e a ottenere quello che voleva. Un lavoro, un posto dove stare e oltretutto Kevin spesso le procura anche droga e alcol. A lei importa solo quello. E possiamo dire che anche Kevin la usasse perché, beh, primo, la usa per soddisfare tutte quelle fantasie perverse che eh, non poteva rivelare a sua moglie o comunque non, non poteva fare con sua moglie. Secondo la usa per riscuotere l'affitto da parte degli altri inquilini. Come vi dicevo, in quel complesso vivono molti ex detenuti, persone in difficoltà, molte delle quali non pagano regolarmente l'affitto, quindi Kevin si serve di Joanne per farli pagare, perché Joanne spaventa tutti con il suo modo di fare così aggressivo. Intorno a questo periodo Joanne incontra anche un altro uomo, a cui da qui in avanti si accompagnerà in tutto quello che farà. Un uomo di nome Gary Stretch. Gary Stretch è definito dall'autrice del libro che ho letto come un uomo dal quoziente intellettivo più basso di quello che avrebbe una matita. Oltre questo, Gary soffre anche di gigantismo, per cui all'età di vent'anni era già alto 2 metri e 13 centimetri, e per questo viene soprannominato da molti Lurch come il personaggio della famiglia Adams. Gary è una persona che qualcuno definirebbe disadattata, una persona che non ha mai trovato il suo posto nella società. Infatti, per tutta la sua vita non ha fatto altro che entrare e uscire di prigione per prevalentemente eh, furti: furti d'auto, furti d'appartamento. Cosa che però non matchava molto con la sua altezza perché immaginatevi un uomo alto due metri e mezzo che tenta di arrampicarsi ed entrare dalla finestra di una casa. Cioè, eh, lo beccavano sempre subito. Joanne vive nell'appartamento 38 di Beefield e a volte anche all'11 di Rolling Stone Gart, mentre Gary vive al 2 di Rysolm e a volte anche lui al, all'11 insieme a Joanne, quindi a volte condividono un appartamento. Tra i due però non c'è mai stata nessuna relazione sessuale, questa è una cosa che confermano tutti quelli che li conoscevano, e questo semplicemente... Per perché Joanne non ha bisogno di sedurlo per manipolarlo. Gary è il complice perfetto per lei, perché, come vi dicevo, non è intelligente e si fa manipolare da lei facilmente. E quindi lei non ha bisogno di offrirgli del sesso. Lui fa tutto quello che lei gli ordina. È letteralmente il suo cagnolino. E quando dico che fa tutto quello che lei gli ordina, intendo proprio tutto persino aiutarla ad uccidere. Joanne commette il suo primo omicidio Video il 19 marzo del 2013. La vittima è un uomo di nome Lucas Slaboszewski di 31 anni, nato e cresciuto a Nowa Sol, nell'ovest della Polonia. Lucas si era trasferito in Inghilterra nel 2005 per raggiungere sua sorella Magda e per tentare di fare fortuna. Lavorava come corriere per DHL e non aveva né una compagna né una casa stabile, ma a detta di amici e parenti era un uomo piuttosto sereno e solare. Nonostante stesse lottando contro una dipendenza da cocaina, infatti al momento del suo incontro con Joanne era sotto cura con il metadone. Lucas era sempre stato il burlone della famiglia e dopo tanti anni sognava di tornare in Polonia. Lucas e Joanne si conoscono il 18 marzo in un centro commerciale del quartiere, il Queensgate Shopping Mall, e si pensa che Joanne lo abbia proprio scelto come prima vittima. Si pensa che sia stata lì nel centro commerciale a guardarsi intorno fino a quando non aveva deciso che Lucas sarebbe stata la persona giusta per lei. Ovviamente è Joanne a fare la prima mossa, Joanne si avvicina a Lucas, inizia a parlargli, inizia a flirtare con lui in modo molto diretto come faceva sempre e facendo così trova la sua vittima perfetta, un po' come fanno i predatori con le loro prede, no? cioè un po' come fa il lupo quando annusa le sue vittime nell'aria, lui lo sa che sono lì, è un istinto che fa parte della sua natura. Se il lupo potesse parlare, sono convinta che non saprebbe neanche spiegarvelo come fa a saperlo, lui lo sa e basta, e con Joanne è la stessa identica cosa. Tra tanti uomini nel centro commerciale ha beccato quello più introverso, quello più timido, quello che, anche se si fosse sentito invaso dall'esuberanza della donna, non avrebbe mai avuto il coraggio di dirglielo. Joanne non conosceva queste cose di Lucas, ma in qualche modo le avverte, esattamente come il lupo. Non saprebbe spiegarci come fa a sapere che Lucas non si ribellerà a lei. Lo sa e basta. Lucas e Joanne si scambiano il numero di cellulare e per il resto della giornata si mandano tutta una serie di messaggi molto spinti e quella sera lui manda persino un messaggio ad un suo amico scrivendogli che aveva trovato una fidanzata inglese e che la vita era meravigliosa il giorno dopo, il 19 marzo Joanne invita Lucas a casa sua, nell'appartamento numero 11, quindi quello che a volte condivideva con il suo scagnozzo Gary, e non sappiamo esattamente quello che succede lì dentro, perché Lucas ovviamente non può più raccontarcelo e lei non ha mai voluto raccontare le cose nei dettagli ma si pensa che dopo solo qualche minuto dall'arrivo di Lucas, lei lo abbia pugnalato al cuore, così senza nessun preavviso. Un solo colpo inferto con un pugnale tascabile lungo 9 centimetri. Dopo averlo ucciso, Joanne telefona a Kevin, il proprietario degli appartamenti, quello con cui ha quella relazione clandestina disfunzionale, e gli dice candidamente che un uomo era morto e lei aveva bisogno di soldi per comprare una macchina per sbarazzarsi del corpo. E Kevin, come tutti gli altri, Obbedisce. Ma nell'attesa di comprare questa macchina, Joanne, con l'aiuto del suo scagnozzo Gary, nasconde il corpo di Lucas in un bidone della spazzatura e pare che lo abbia anche mostrato con fierezza ad una ragazzina di 14 anni che eh, si trovava lì nei paraggi, che racconterà la cosa molto tempo dopo, anche se Joanne nega di averlo fatto. Ora, una cosa da sapere che dimostra quanto per Joanne e Gary questo fosse tutto un gioco è che quando comprano quest'auto, Gary decide di assicurarla a nome di una società fittizia che chiama Undertaker ⁇ Co. Undertaker in inglese significa uh, necroforo, ovvero la persona incaricata del trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al luogo di sepoltura. E infatti Gary giocosamente si definiva l'undertaker di Joanne, il necroforo personale di Joanne. Quindi, capite, la società fittizia era... Un loro simpatico inside joke, no? Perché fa spaccare dalle risate, no? Tu ammazzi la gente, io li seppellisco, ah ah, siamo un team. Vabbè, che Gary avesse il quoziente intellettivo di una matita, però lo sapevamo già. Due giorni dopo, Joanne, sempre con l'aiuto di Gary, carica il corpo di Lucas nella macchina nuova e insieme guidano fino alla periferia di Peterborough, cercando un posto in cui sbarazzarsi del corpo. E quando lo trovano, ovvero un burrone a Thorney Dyke, un luogo remoto in cui aveva vissuto Gary molti anni prima, eh, abbandonano lì il Corpo del povero Lucas. La seconda vittima di Joanne è un altro uomo di nome John Chapman, di 56 anni. John è un ex ufficiale della marina militare del Regno Unito che dopo essere andato in pensione e dopo essere rimasto vedovo, era andato in disgrazia e aveva sviluppato una dipendenza da alcol. Anche lui vive negli appartamenti di Quicklet, quelli in cui vive anche Joanne. E chiunque lo conosca lo descrive come un uomo molto gentile ed educato, molto discreto. Uno che si fa gli affari suoi, che non si mette mai nei guai e non fa mai il casino e che tutti trattano un po' come se fosse lo zio di tutti. Qualche volta John divide con Joanne l'appartamento 38 di Bifield mentre altre volte divide l'appartamento con un altro uomo che si chiama Leslie Layton che eh, diventerà anche lui uno dei cagnolini di Joanne. E una cosa da sapere su John è che incredibilmente sembra l'unico a vederci chiaro su Joanne, è l'unico a cui Joanne proprio non piace, lui riesce a vedere chiaramente quanto la donna sia disturbata e quanto sia crudele, ma purtroppo non può evitarla e anzi il 29 marzo proprio poco prima di Pasqua, John diventa la sua seconda vittima. John viene pugnalato brutalmente da Joanne mentre era sdraiato sul divano. Si pensa che sia stato colpito proprio mentre dormiva, quindi si spera che non se ne sia neanche accorto. John viene colpito al collo e 5 volte al petto e due delle coltellate avevano trapassato i polmoni e l'osso dello sterno. L'autopsia trova un livello di alcol nel sangue di John di 4 volte superiore al limite per guidare, quindi era piuttosto ubriaco e alcuni pensano che Joanne l'abbia fatto bere apposta per stordirlo, ma la verità è che come vi dicevo John aveva una dipendenza dall'alcol e beveva tutti i giorni, quindi... Probabilmente aveva semplicemente bevuto molto e poi si era addormentato sul divano. Joanne non nega neanche di avergli tolto la vita e racconta di averlo fatto perché John si era comportato con lei in maniera molesta. Racconta che mentre lei faceva il bagno, lui aveva aperto la porta e l'aveva iniziata a guardare mentre era nella vasca e quando lei gli aveva chiesto di andarsene lui... Uh, era rimasto lì a fissarla cosa che però sembra impossibile a chiunque conoscesse John primo come vi ho detto a John Joanne non piaceva gli faceva paura le stava il più lontano possibile quindi non si sarebbe mai sognato di provocarla in questo modo secondo questo fantomatico episodio non combacia con la descrizione che chiunque ha dato di John lui era un signore molto discreto non avrebbe mai mai fatto il guardone in modo così mh, palese e qualcuno potrebbe dire giustamente, beh, eh, dato che beveva, magari era ubriaco e ha agito in modo inusuale, non che questa sia una giustificazione per uccidere qualcuno in questo modo, ma ovviamente lui non può raccontarci la sua versione, ma chiunque lo conoscesse racconta che John era un uomo mite, calmo e gentile. Anche quando era ubriaco. Quello che invece si pensa è che questa cosa della vasca da bagno sia effettivamente successa, ma in modo molto meno grave di come Joanne l'aveva raccontata. Potrebbe essere che sì, John per sbaglio abbia aperto la porta del bagno e si sia trovato davanti Joanne nella vasca. Sono cose che possono capitare quando si vive insieme, ma è probabile che lei abbia amplificato la cosa a causa dei suoi disturbi mentali. Joanne infatti aveva spesso, per non dire sempre, reazioni esagerate per cose banali. Per esempio qualche giorno prima aveva messo le mani al collo alla coinquilina di Gary solo perché la infastidiva il modo di fare della ragazza che era troppo esuberante per i suoi gusti. Comunque, dopo aver ucciso John, Joanne decide di chiamare il suo fidato Gary, il suo cagnolino fido, e um, per dirgli che aveva ucciso un altro uomo, quindi per dirgli che lo aveva fatto di nuovo, gli canta al telefono la canzone di Britney Spears. Oops, I did it again. Cioè, questo è quanto a lei importa della vita umana ma questa volta chiama anche il suo secondo cagnolino, ovvero l'uomo che vi ho accennato prima, Leslie Layton, che è un uomo di 36 anni che eh, addirittura era il coinquilino della vittima, di John Chapman, ma a lui sembra non interessare assolutamente nulla che l'uomo sia morto, cioè l'importante per lui era compiacere Joanne. Leslie è comunque un uomo con dei problemi, oltre ad essere poco brillante e anche dipendente da alcol e droghe, e l'unica attività che svolgeva nella vita erano i piccoli furti, quindi anche lui era un uomo che viveva un po' ai margini della società. L'autrice del libro lo descrive in questo modo a dir poco spietato, vi leggo le sue parole. Possiamo riassumere Leslie così. Quando il nostro creatore ha mescolato insieme i suoi geni, evidentemente stava attraversando una giornata storta, oltre al fatto che evidentemente era rimasto a corto di pezzi, avendo precedentemente distribuito grandi porzioni di buonsenso, comprensione, moralità, arguzia, bellezza e intelligenza altrove. Quindi, ok, Leslie è un disastro di persona. E lo dimostrerebbe anche la reazione che ha avuto alla vista del suo coinquilino, del suo amico John Chapman, ricoperto di sangue in casa di Joanne. La sua reazione è stata tirar fuori il cellulare e fargli una foto, per ricordo. Joanne, una volta che i suoi due scagnozzi sono arrivati, parla con loro per decidere il da farsi, ma... Questa volta decide di non dire a Kevin dell'omicidio perché eh, la prima volta era stato comprensivo, ma questa volta probabilmente non lo sarebbe stato più. Joanne ha paura che Kevin decida di sfrattarla. È chiaro che l'uomo non potesse permettersi di avere uomini uccisi in ognuno dei suoi appartamenti. Di conseguenza Joanne prende una decisione. Decide di non uccidere mai più nessuno. No, ovviamente no, amici, decide che avrebbe ucciso anche Kevin. Joanne decide di far fuori Kevin lo stesso giorno in cui ha ucciso John Chapman e per questo si pensa che Joanne a questo punto sia entrata in una specie di uh, furia o Joanne deve uccidere, ne ha bisogno. Joanne quindi contatta Kevin con la scusa di un incontro sessuale e gli chiede di presentarsi nel suo appartamento vestito da donna perché lei voleva violentarlo. Ora vi ho spiegato prima il fatto che i due condividessero fantasie estreme e che appunto Kevin sfogasse con lei queste sue fantasie che teneva nascoste a sua moglie. Ma qua c'è molto di più eh, che qualche fantasia perversa. Qua c'è tutta la volontà di Joanne di umiliare Kevin. Lei lo invita a casa sua vestito da donna sapendo di volerlo uccidere. Infatti quando Kevin si presenta nel suo appartamento con indosso un abito da donna di paillette nere, Joanne lo colpisce. Immediatamente cinque volte al petto, usando sempre lo stesso coltello, e i colpi sono talmente violenti da penetrare entrambi i polmoni e il cuore. Ovviamente uccidendo Kevin all'istante. Nelle ore successive Joanne e Gary ripuliscono la scena del crimine senza neanche eh, nascondersi più di tanto. Infatti vengono visti da parecchi testimoni fare avanti e indietro tra la casa in cui era morto Kevin e la casa in cui era morto John. Perché ricordate il corpo di John Chapman si trova ancora all'interno dell'appartamento 38 in quelle condizioni, mentre invece il corpo di Kevin era all'interno dell'appartamento 11, quindi hanno due corpi di cui sbarazzarsi. La sera Joanne e Leslie caricano il corpo di Kevin in macchina e si recano in un'area rurale fuori dalla città a Newborough per scaricare il corpo in un fossato. Una volta gettato il corpo in questa boscaglia però Joanne vuole Fare di più. Sente di non aver umiliato a sufficienza Kevin. E quindi decide di mettere il suo corpo in posa. Lo mette a quattro zampe e gli solleva il vestito di paillette che aveva ancora addosso, così da eh, mostrare le sue natiche. E non contenta, per simulare un atto sessuale, la donna ha anche lubrificato la zona anale e gli ha inserito un oggetto non meglio identificato. Joanne aveva la necessità di umiliare gli uomini, persino da morti. Il suo corpo è stato messo in quel modo per degradarlo e trarre eccitazione e piacere dalla sua umiliazione anche dopo la sua morte. La sera stessa Joanne e i suoi due complici Leslie e Gary danno fuoco alla macchina di Kevin in una piazzola, eh, una piazzola dei rifiuti dall'altra parte della città rispetto a dove hanno lasciato il corpo e poi tornano all'appartamento 38 in cui ad aspettarli c'è ancora il corpo di John Chapman. Il corpo di John viene caricato su, sempre sulla loro auto e gettato nello stesso fossato in cui avevano gettato il corpo della prima vittima, Lucas. Infine, sfiniti dalla giornata, i tre tornano a casa di Gary e passano la notte lì. Il corpo di Kevin viene ritrovato la mattina dopo, il 30 marzo, da un uomo di nome Terry Walker mentre passeggiava in quell'area insieme al suo cane. Oggi la gente del posto ha reso omaggio alla casa, ora chiusa, al centro dell'inchiesta sul triplice omicidio. La casa si trova in una zona non molto conosciuta di Orton Golday, a Peterborough, una piccola comunità dove la gente in genere conosce i propri vicini e succede poco o nulla. Il proprietario della casa, il costruttore ed ex capomastro Kevin Lee, è stato trovato sabato in un fosso anziano. A pochi chilometri di distanza, pugnalato a morte, il corpo di uno dei suoi inquilini, il 56enne John Chapman, è stato scoperto da un agricoltore in un canale di scolo a Torney vicino a Peterborough. Insieme ai resti di un secondo uomo, Lucas Slaver Whiskey di 31 anni, a questo punto la polizia era già stata avvisata della sua scomparsa da sua moglie, che la notte prima non l'aveva visto tornare a casa. Quindi, dopo aver ritrovato il suo corpo, alcuni agenti si dirigono in immediatamente ai suoi appartamenti perché immaginavano che a togliergli la vita fosse stato qualcuno dei suoi inquilini. Quando arrivano nell'appartamento 11, quello in cui era stato ucciso sia lui che Lucas, iniziano ad analizzare tutta la casa, fanno numerosi rilievi e nonostante Joanne e Gary avessero ripulito tutto, riescono comunque a trovare numerosissime tracce di sangue. Trovano tracce sulla moquette, in tutta la cucina, ci sono anche impronte di scarpe e segni di trascinamento. Le autorità però non sanno che in realtà eh, quel sangue non appartiene solamente a Kevin, ma anche a Lucas, che era stato ucciso sempre lì dentro. A questo punto le autorità danno il via a quella che chiamano Operazione Darcy, capitanata dal detective capo Martin Browning, per appunto trovare il responsabile di questo atroce delitto e ovviamente la notizia finisce su tutti i giornali. Il nome di Joanne viene fuori molto in fretta perché parlando con la moglie di Kevin, Cristina, le autorità scoprono che Kevin le aveva confidato un segreto sconvolgente. Poco tempo prima le aveva confidato che una sua inquilina Joanne Dennehy aveva ucciso un altro inquilino in uno dei loro appartamenti. Cristina, quindi, quando ha parlato con i detective, ha subito riferito questa cosa, convinta che anche suo marito fosse stato ucciso da lei anche se ovviamente non sapeva nulla della loro storia clandestina cosa che purtroppo scoprirà in seguito i detective trovano anche un messaggio che Kevin aveva inviato ad un suo amico poco prima dall'appuntamento con Joanne quindi subito prima di sparire e in questo messaggio c'era scritto Joanne mi ha detto che vuole violentarmi mentre indosso un vestito da donna lei è un mix tra Uma Thurman in Kill Bill e la donna di Terminator i detective hanno quindi la conferma che eh, Kevin, prima di sparire nel nulla e prima di morire, si sia incontrato proprio con Joanne. Joanne Dennehy diventa quindi la sospettata principale nel caso ed è ufficialmente ricercata insieme anche al suo complice Gary. I due sanno di essere ricercati perché eh, appunto la loro foto è ovunque, parlano. Tutti di loro, i telegiornali, i giornali, quindi tra sabato 30 e domenica 31 marzo, i due si nascondono a casa di Robert Moore, un amico di Gary che abita lì nel quartiere, per poi successivamente lasciare Peterborough e dirigersi verso una regione nella zona est dell'Inghilterra. Leslie invece, l'altro complice che eh, invece di fuggire era rimasto tranquillo a casa sua, riceve due visite dalle autorità che lo interrogano per sapere dove fosse. I suoi amici, ma lui non gli dice niente, o meglio, copre Joanne e Gary fino alla fine e poi, una volta che le autorità sono andate via, telefona a Joanne Gary per avvisarli e li tiene costantemente informati sul corso delle indagini. La sera del primo aprile i due fuggiaschi fanno visita ad un'amica di Joanne, una donna di nome Georgina Page che vive a Kings Lynn e a lei confessano tutti i loro delitti. Joanne glieli descrive per filo e per segno ovviamente con fierezza. Joanne si vanta per aver tolto la vita a quelle persone ed è emozionata al pensiero che la sua faccia fosse su tutti i giornali. Nonostante fossero ricercati, Joanne e Gary decidono di tornare a Peterborough per preparare eh, la loro fuga al meglio e rimangono un'altra notte a casa del loro amico Robert Moore per poi mettersi in viaggio verso Hereford, che sarebbe un posto eh, che Gary conosceva benissimo perché ci era nato e cresciuto. E durante questa fuga i due sono completamente elettrizzati, galvanizzati da questa esperienza criminale. Si Sentono Bonnie e Clyde, si sentono all'interno di un film. Loro corrono in macchina fuggendo dalla polizia, i giornali parlano di loro. Sul tragitto, ogni tanto si fermano per svaligiare un appartamento per poi rivendere le cose in cambio di un po' di soldi. E ehm, non ho detto che si sentono Bonnie e Clyde così per dire. Joanne si sente davvero come se facesse parte di quel duo criminale, tant'è che ad un certo punto chiede a Gary di aiutare. Ad uccidere altre persone così da eh, arrivare ad un numero totale di vittime pari a 9, che sarebbe il numero di vittime uccise da eh, Bonnie e Clyde. E ovviamente Gary accetta. A questo punto pare anche che i due fossero consapevoli del fatto che sarebbero stati presi e arrestati prima o poi. Ma a nessuno dei due importava nulla, pare che Gary abbia proprio detto: Ma sì, i miei figli ormai sono grandi, non mi interessa. Il 2 aprile i due iniziano a girovagare per la città di Hereford quando intorno alle 3.30 del pomeriggio Joanne avvista la sua quarta potenziale vittima. Ovviamente un uomo, un uomo di nome Robin Beresa, un pompiere di 63 anni in pensione. Che quel pomeriggio invece che andare a fare jogging come faceva di solito aveva deciso di portare a spasso il suo labrador lungo la West Falling Street che è proprio dove incontrerà Joanne. Joanne e Gary seguono l'uomo per un po' in macchina poi accostano, Joanne scende e lo aggredisce alle spalle cogliendolo di sorpresa, Joanne lo pugnala prima alla schiena e poi nella parte superiore del braccio destro e a quel punto in preda al terrore e al dolore L'uomo si era girato e le aveva urlato: Ma cosa stai facendo? Al che lei aveva risposto urlando: Voglio farti del male, lo farò ti uccido cazzo. L'uomo si difende eh, in qualsiasi modo sferrando calci e pugni e in questo modo riesce fortunatamente a scappare. Joanne lo insegue per un pezzo ma alla vista di una macchina che stava arrivando desiste, risale sull'auto con Gary e i due scappano via. Robin Beresa ha riportato gravi lesioni polmonari e eh, profonde ferite alla schiena ma è riuscito a sopravvivere. Nonostante le ferite, infatti, l'uomo si è trascinato fino a casa e ha chiamato il 911 insieme a sua moglie. I sanitari lo hanno soccorso ed è stato portato in elicottero al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, dove hanno allertato la polizia di Hereford. E, uh, grazie alla descrizione di Robin, che ha riferito della stella verde tatuata sulla guancia di Joanne, le forze dell'ordine la identificano subito e capiscono immediatamente che si tratti proprio della. Fuggitiva Joanne Denney. Una volta risalita in macchina, Joanne però è ancora in preda ad una vera e propria furia omicida. Lei deve completare quello che aveva iniziato: deve uccidere una persona. Sa di non esserci riuscita con Robin, quindi ora deve trovarne un'altra. E subito, e deve trovare una persona il più possibile simile a Robin e che porti a spasso lo stesso identico cane. Probabilmente questo avviene a causa del suo disturbo ossessivo-compulsivo, cioè lei doveva ricreare la stessa identica situazione per avere quella soddisfazione che andava cercando. Gary decide quindi di guidare fino ad una zona chiamata The Oval, che è frequentata da persone che portano a spasso i loro cani, e qui Joanne aggredisce un altro uomo, un uomo di 56 anni di nome John Rogers, che si trovava lì insieme al suo cane Archie. Anche John viene aggredito alle spalle di sorpresa, anche lui viene pugnalato alla schiena e quando si è girato, anche frontalmente. Joanne ha continuato a colpirlo con la sua arma più di 30 volte, e dopo ha preso il suo cane ed è scappata via. Ma amici, la cosa a dir poco incredibile è che John Rogers, nonostante le più di 30 coltellate, sopravvive. I danni ovviamente sono tantissimi. John ha i polmoni collassati e l'intestino perforato, oltre a nove costole fratturate e ferite a mani e braccia che ehm, quasi sicuramente avrebbero compromesso i suoi nervi per sempre, però sopravvive. Stavo portando a spasso il cane. Verso una pista ciclabile, proprio lì sotto. Ho girato a destra sulla pista ciclabile, che inizialmente è in pendenza quando si sale, e improvvisamente ho sentito quello che mi è sembrato un pugno molto forte, nella parte bassa della schiena, e poi mi sono girato. Ho pensato che probabilmente era stato uno dei miei amici o dei vicini a fare uno scherzo, e quando mi sono girato, ho visto questa donna che continuava a pugnalarmi al petto. Avevo il cane con me, ma la forza dei colpi mi spingeva all'indietro. Ho lasciato andare il cane, pensando che sarebbe scappato. Lei con lui era davvero gentile. Come ho detto in tribunale, lei era molto decisa, non sembrava mostrare alcuna emozione davvero. Dopo questa ennesima aggressione e l'immediata segnalazione alle autorità, i detective riescono finalmente a localizzare Joanne. La trovano seduta sul sedile posteriore dell'auto con cui stava fuggendo, parcheggiata nella zona di Newman Close, che eh, aspettava Gary, che nel frattempo era lì che cercava di eh, vendere della refurtiva a dei criminali locali. Joanne viene subito arrestata mentre invece Gary alla vista degli agenti scappa, inizia a correre e si lancia dentro l'auto di uno di questi criminali con cui stava cercando di fare lo scambio ma le autorità riescono a raggiungerlo in poco tempo arrestando sia lui che gli altri due uomini che erano in macchina e al momento dell'arresto Gary aveva guardato gli agenti e gli aveva detto Suppongo di essere l'uomo più ricercato della Gran Bretagna, vero? Gli agenti portano Joanne e Gary in centrale in cui vengono interrogati, gli vengono fatte le foto segnaletiche, gli vengono prelevati i campioni di DNA. E in tutto questo Joanne non è solo sorridente e collaborativa, ma.

Ovviamente con loro questo non funziona. La costringono ad indossare una tuta specifica che eh, le impedisse di farsi del male, per impedire che si togliesse la vita. E la informano del fatto che i due uomini che aveva tentato di uccidere erano sopravvissuti. Ma a lei non importa niente di loro. Sorprendentemente le importa solo... Del cane. Vi ricordate Archie, il cane della sua ultima vittima? Che eh, lei si era presa e si era portato con sé in fuga? Chiede ai detective che fine avesse fatto Archie ed è sinceramente sollevata nel sapere che appunto fosse il sicuro. Joanne viene portata in un'unità di salute mentale in cui le diagnosticano un disturbo psicotico che la portava ad essere emotivamente instabile e incline a esplosioni comportamentali imprevedibili il 3 aprile alle 11 del mattino vengono trovati i corpi di Lucas Slaboseski e di John Chapman oltre a Joanne e Gary vengono arrestati anche Leslie Layton l'altro complice e Robert Moore quello che eh, li aveva ospitati e aiutati durante la loro fuga il processo comincia nel novembre del 2013 e si svolge presso l'Old Bailey, il Tribunale Penale Centrale di Inghilterra e Galles. Gary Stretch, Leslie Layton e Robert Moore si dichiarano non colpevoli di tutte le accuse, mentre invece Joanne Dennehy si dichiara finalmente colpevole. Parole sue. Sostenendo però di non aver mai costretto nessuno dei suoi complici ad aiutarla. Eh, avevano fatto tutto loro di loro spontanea volontà. Joanne dice apertamente che commettere i suoi crimini era per lei divertente, cioè lei lo faceva per quello e ovviamente non ha mai mostrato alcun rimorso per le sue azioni. Anzi, la gloria ottenuta dopo i suoi crimini sembra averla gratificata, alimentando la sua personalità dai tratti narcisisti. Joanne, togliendo la vita alle sue vittime, provava una sensazione di esaltazione. Pare che addirittura le il sangue dalle sue stesse mani e ha ammesso di non dare nessun valore alla vita umana, cioè per lei la sua e eh, la vita degli altri non aveva nessun valore. Il 26 ottobre 2013 il dottor Farnham ha sottoposto Joanne ad una valutazione psichiatrica, diagnosticandole disturbi psicopatici, antisociali e di instabilità emotiva come avevamo accennato prima inoltre è stata giudicata anche affetta da parafilia sadomasochista in questa condizione l'eccitazione sessuale deriva dal provare e dall'infliggere dolore dall'umiliare o dal ridurre in schiavitù un'altra persona e questa tendenza può diventare estrema e violenta se associata ad altri disturbi della personalità come nel caso di Joanne citando un articolo del giornale The Week alla base dei crimini violenti c'è una potente fantasia inconscia che viene messa in scena nella realtà dall'autore del reato. Il fatto che la fantasia sia profondamente radicata nella psiche dell'assassino significa anche che è improbabile che la sua messa in atto sia alla fine soddisfacente. Per Denhill lo scenario che sembra essere stato recitato è quello della seduzione seguita da un brutale accoltellamento a morte. Le vittime erano in particolare uomini e come sottolinea Dall'accusa l'umiliazione era un fattore importante. È uno scenario che suggerisce che la Denehy potrebbe aver voluto ferire e distruggere questi uomini nel modo in cui lei stessa potrebbe essersi sentita ferita in passato, cioè all'inizio facendoli sentire desiderati e voluti e poi crudelmente attaccati e umiliati. Dennehy ha sfruttato la sua reputazione di uomo donna, descrivendosi come gay e intimidendo chi le stava attorno. Tuttavia questo non indica che voleva essere un uomo. Al contrario, ciò che sembrava importante era essere vista come potente e più potente degli uomini. Il 28 febbraio 2014, il giudice Robin Godfrey Spencer ha condannato Joanne Dennehy all'ergastolo, da scontare con la formula del carcere a vita, senza possibilità di appello o libertà vigilata. Nella sentenza, la donna è stata definita una crudele calcolatrice egoista, un killer manipolativo che ha compiuto delitti atti solo a gratificare la sadica brama di sangue. I capi d'accusa sono tre omicidi, due tentati omicidi e impedimento per la lecita sepoltura dei cadaveri. Pensate che Joanne è una delle tre sole killer donne condannate al carcere a vita senza appello nel Regno Unito. E pare che uh, alla lettura: della sentenza lei in aula abbia riso. Gary Stretch invece è stato condannato all'ergastolo con due capi di imputazione per tentato omicidio e per occultamento di tre cadaveri, ma eh, dopo un minimo di 19 anni potrà provare a richiedere la libertà vigilata. Leslie Layton invece è stato condannato a 14 anni di carcere per aver impedito la sepoltura di due vittime di omicidio e. È stato condannato anche per intralcio alla giustizia. Infine, Robert Moore è stato condannato a tre anni di carcere per favoreggiamento. Ma non è finita qui la storia, amici, perché Joanne è riuscita a fare danni anche dopo il suo arresto, ovviamente. Pare che una volta arrivata al carcere femminile HMP Bronsfield, ma tipo 5-10 minuti dopo essere arrivata, abbia minacciato di uccidere un'altra detenuta. Che non è una detenuta qualsiasi, ma la famigerata rose west nota per i numerosi delitti e crimini sessuali commessi insieme al marito fred west sicuramente ve ne parlerò in un video in futuro perché la loro storia è a dir poco allucinante comunque joanne minaccia di morte rose west perché voleva dimostrare di essere la migliore della prigione la più potente la più Cattiva. Rose West è stata quindi immediatamente spostata in isolamento e successivamente trasferita in un'altra struttura penitenziaria. Joanne in carcere poi ha intrapreso una lunga relazione tossica e disfunzionale con la sua compagna di cella, la, la rapinatrice Hayley Palmer, e eh, la sua famiglia, la famiglia della Palmer, si è detta molto preoccupata per questa relazione, soprattutto dopo aver appreso che le due avevano stipulato un patto sui. Perché le guardie volevano separarle, ma loro avevano provato ad uccidersi e eh, avevano fatto appunto questo patto, dicendo che se le avessero separate, loro si sarebbero tolte la vita entrambe. Le due volevano anche sposarsi all'interno del carcere e lo hanno richiesto più volte, ma eh, non hanno mai ottenuto questo permesso. Dopo 16 anni di prigione, però, Hailey Palmer è tornata in libertà e la relazione è quindi terminata in questo modo. Nel 2016 Joanne fa di nuovo parlare di sé perché che tra l'indignazione popolare richiede una richiesta di risarcimento all'alta corte di giustizia, sostenendo di aver subito una violazione dei diritti umani in prigione e questo perché era stata tenuta in isolamento per ben due anni, dal settembre 2013 al settembre 2015. Ma eh, la richiesta è stata respinta, un po' perché eh, questo è quello che succede quando tenti di eh, uccidere altre persone. Detenute per dimostrare la tua superiorità. No, vieni messa in isolamento un po' perché oltre questo aveva anche tentato di evadere. Secondo il suo piano di evasione, la donna avrebbe dovuto uccidere una guardia per poi utilizzarne le dita mozzate per aprire le porte biometriche del carcere. Quindi. Sì, la sua richiesta è stata respinta. Il 13 giugno 2019, Joanne viene trasferita nel carcere di massima sicurezza femminile di Low Newton vicino Durham. E questo perché nel carcere in cui si trovava prima si era innamorata di un agente penitenziario e non è chiaro se i due avessero anche una relazione, ma la cosa non mi stupirebbe. Ad oggi Joanne ha 42 anni e dopo il trasferimento ha intrapreso un'altra storia d'amore con un'altra assassina di nome Emma Aitken, anche lei condannata all'ergastolo per aver ucciso un uomo. Pare che le due condividano la cella e che si divertano a preparare dolci e cheesecake insieme, mentre le altre detenute continuano ad essere terrorizzate da Joanne a causa del suo atteggiamento aggressivo che nel tempo non è mai cambiato. Vi chiederete forse che fine abbia fatto la famiglia di Joanne e che cosa pensino della persona che è diventata la loro figlia. Ebbene, Caitlin, la madre di Joanne, parlando del momento agghiacciante in cui è venuta a conoscenza dei crimini commessi dalla figlia, ha dichiarato questo quando ho visto il filmato di Joanne era come se fosse una persona che non conoscevo era lì accusata e sorridente non era la Jo gentile e affettuosa che era la nostra bambina per me non esiste più non voglio che esca mai di prigione il mondo è più sicuro senza Joanne la ragazza che ha ucciso quelle persone non è mia figlia mia figlia è quella brava sedicenne che non è mai tornata a casa invece Maria, la sorella minore di Joanne dice che uh, sua sorella era una ragazzina Fantastica da, da ragazzina, da bambina ed era la preferita dei loro genitori. Maria ha dichiarato anche che l'ammissione di colpa della sorella al processo non è stata una sorpresa per lei e ha detto che secondo lei lo ha fatto per controllare la situazione, per far capire alla gente che era lei il capo. Sia i genitori sia la sorella non sono mai andati a trovarla in carcere a differenza della figlia maggiore. Vi ricordate che Joanne ha due figli dal suo primo fidanzato John Train, figlie che non aveva mai voluto vedere, di cui non le era mai importato niente? Ecco, pare che la figlia maggiore, che aveva 13 anni al momento dei delitti, stia tentando in tutti i modi di riallacciare i rapporti con lei e quindi va spesso a trovarla in carcere e ehm, le due si scrivono anche molte lettere. Al momento quindi Joanne è ancora in prigione e non ne uscirà mai. Amici, queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi, fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemelo sapere nei commenti, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo amici, come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!